Si avvicina il tempo delle scelte. Questo pomeriggio al Sibilia di Torretta di Mercogliano, l'Avellino ha sostenuto l'ultimo allenamento settimanale prima della rifinitura in programma domani alle 10.30 a porte chiuse allo stadio Partenio Lombardi. C'era grande attesa intorno alle condizioni di Schiavon, che ieri aveva svolto lavoro ridotto per via di un problema al polpaccio sinistro. Anche oggi il centrocampista non ha potuto allenarsi con il resto del gruppo e a questo punto diminuiscono le possibilità di vederlo in campo sabato contro il Frosinone. Fatta eccezione per il lungo dei Genti, Visconti e Vergara, Castelli in ogni caso ha potuto lavorare con l'intero gruppo a disposizione, ma dovrà fare a meno di Chiosa e Comi, squalificati. Ecco perché ora più che mai, sia in virtù delle caratteristiche dell'avversario, che punta forte sul gioco sulle fasce, sia per sopperire alle assenze, non è da escludere un cambio di modulo. Il 3-5-2 resta quello di riferimento, ma il 4-3-1-2 ha garantito sempre grande equilibrio quando è stato utilizzato e potrebbe rappresentare la soluzione ideale per affrontare i laziali. Davanti a Gomis, tra i pali potrebbero agire Pisacane e Bittante, rispettivamente nelle vesti di terzino destro e sinistro, Fabbro Eli al centro della difesa, D'Angelo, Rinieccone e mediana, il neo arrivato sbaffo dietro le punte e Trotta, favorito su Mokulu, in attacco con Castaldo. Intanto è stata resa nota la designazione arbitrale del prossimo match. Avellino-Frosinone è stata affidata a Luigi Nasca della sezione di Bari. È un arbitro porta fortuna, sotto la sua direzione l'Avellino ha sempre vinto. Nasca ha arbitrato per l'ultima volta i Lupi lo scorso 19 dicembre. Avellino-Bologna finì 1-0 con gol di Pozzo e Bon. Ha fischiato anche in occasione di Avellino Empoli 1-0 della scorsa stagione, Avellino Venezia 2-0 17 agosto secondo turno di Team Cup e Avellino Livorno 2-1 dello scorso 27 settembre. Nasca sarà coadiuvato da Vincenzo Soricaro della sezione di Barletta e da Pasquale Cangiano della sezione di Napoli. A completare la quaterna, Valerio Marini di Roma 1.